Ci sarebbe un piano B che aleggia in Parlamento e non riguarda l'uscita dall'euro. Si cercherebbe una maggioranza alternativa a quella giallo-verde già in crisi. Si va a caccia di responsabili pronti a fare da stampella ad un governo targato centrodestra. Ma c'è la fila davvero di responsabili? Sinceramente non ho idea. Io sono già stata molto responsabile. Quello che voglio fare è invece costruire un'alternativa politica a un governo di incompetenti, di schiappe che ci stanno portando a questo livello. Ma lei è pronta a sostenere un governo di centrodestra, per no, esempio? No, guardi, io so dove sto. Un governo alternativo del cambiamento? Sì. Quindi un governo della restaurazione, praticamente, sarebbe. Ma non è vero nulla che Berlusconi vada a caccia di responsabili per creare nuove convergenze. L'ultima volta ha preso tanti quei processi per i responsabili. Buon lavoro. Gruppo 5 Stelle, ci possono essere dei responsabili che si staccano dal gruppo? Degli irresponsabili, no? Dei responsabili. Questa è fanta politica. Però i mal di pancia nella Lega ci sono. Sì, si mostrano dal voto segreto, no? Si prendessero un malox. Le convergenze che si sono create sul suo emendamento, secondo lei, si possono creare per una maggioranza alternativa? Responsabili. Di nuovo questa parola ritorna in voga. State veramente sbagliando, noi ne siamo responsabili. Noi abbiamo votato la fiducia al Movimento 5 Stelle e continuiamo a sostenerlo. L'aria di maggioranza alternativa. Che la faccio. Lei non ci sarà mai. Sarebbero già in corso operazioni di scouting tra i neoeletti 5 Stelle. La lega un po', la tira? No, non c'è nulla appunto che ci lega. Farebbe la stampella un governo di centrodestra. Arrivederci. Ti prenderebbe tutto lo stipendio. Ma quando penso ai responsabili erano i verdiniani, ma ti prego, no? C'è poi il variegato bacino del gruppo misto. Il voto non fa bene a nessuno. Lei vuole tornare al voto, non credo. No. Pronto a fare da stampella un governo di centrodestra? Anche perché no? Noi non cerchiamo nessuno, questo io lo posso assicurare. Però qualora fosse, non sarebbe certamente uno scandalo. I responsabili del cambiamento, potrebbero venire fuori i responsabili del cambiamento. Tranquilla che non cade il governo. Però i responsabili comunque ci sono in caso di salvataggio. Ci sono, senza dubbio che ci sono.